Questo è un video tag indotto da Fida Beauty, un'altra ragazza, e ho voluto susseguirlo anch'io, nel senso realizzare anch'io il video tag loro. Si chiama Inspiration of April, quindi ispirazione di aprile, verde tra parentesi, perché verde è un trucco realizzato con il verde, tonalità molto primaverile, diciamo. E ogni mese ho sentito che susseguirà un altro tag. Sempre con altri colori, noi vediamo, se mi interessa lo faccio anche io. Un saluto a Fide, l'altra ragazza che non mi ricordo, scusate, metto anche il link del loro video che è molto interessante. Allora, per fare, ora faccio un po' di zoom, faccio il tutorial, così si vede bene. Allora, utilizzerò come primer. Il primer della Elf, quello della Champagne, non la correzione. Vi consiglio ragazzi di vedere bene il sito, adesso si vede bene che sono shimmer, sono brillantinati, perché hanno messo tipo glitterini finti, che si vede proprio sul sito che sono glitterati. Inizialmente non c'era sta foto con i glitter, io pensavo che fossero matte, e li ho comprati, invece sono tutti glitterati, vanno i glitter ovunque, però sono comunque buoni. Lo mettiamo sulla papera fissa e mobile tutto il primer. Così. Vedete, una volta si nota che sono un po' glitterino, glitteroso. Vabbè. Ok. Oh, aspetta, ho messo 3000 pennelli su una palette, non ci pensiamo. Allora, il primo colore che andremo ad utilizzare è un colore che vado a prendere dalla palette O Natural della Sleek. È un marroncino chiaro. Questo qui, e lo mettiamo sulla palpebra fissa, solo sulla palpebra fissa. Allora, where is my pennellos? Eccolo qui, con questo metodo dell'H&M, che è un po' il colore, solo sulla palpebra fissa, così, per dare un tocco di matte, perché è molto shimmer tutto il primer. Ok, e va bene. Adesso che facciamo? Utilizzerò la palette della NYX Makeup, i chiarissimi. Questa bellissima palette che non ho proprio utilizzato in questo inverno perché sono troppo veramente chiari. Vado a utilizzare questo colore qui, questo verde qui, che si chiama Favola. Credo Favola o è Limelight? Limelight, penso. Limelight, no, scusami. Ghiaccio è questo, sotto è Limelight, sì, Limelight allora. Limelight, molto molto bello questo verde. Ok, lo vado a mettere ad applicare solo sulla palpebra, quella alla mobile. Ok, va benissimo. Ora che faccio? Prenderò una matita verde. Io utilizzo questa qui, piccolissima, guardate, è molto molto usata, anche perché non è che è molto usata. Si rompe facilmente la punta, non ve la consiglio davvero, che sia un bel colore. Matita occhi intensa, cera d'ape e vitamina E nella bottega verde. La colorazione non so quale perché l'avrò proprio stemperata. È quella alla verde comunque, un verde smeraldo. Si vede. Vabbè, comunque. Che fate? Allora, andiamo, accendo un po' la luce dello specchio così mi vedo meglio. A fare tipo eyeliner, una riga piccolissima, guardate, di 1 o 2 centimetri, eccola qua, visto fine qua. Ok, una volta fatto questo andate a prendere un punto alla fine del vostro occhio, magari qua, facciamo un punto. Allora, devo vedere in base a questo. Prenderò un punto qua, quindi devo prendere un punto che sia qui, sì, un puntino, ok, la tirate un po' su e poi fate un altro punto qua, dove c'è la rima, diciamo, dell'occhio, così, sempre un puntino. Ora, con un pennello a lingua di gatto molto molto piccolo, piatto, guardate com'è piccolo, andate a stendere questa matita. Questa è la tecnica che ho visto da Regina in Neverland, sì, che io adoro, è la pencil technique. Quindi andate a tirare
la matita così. Fino al punto, diciamo fino al punto, sì. Beh, poi il punto perché ne ho fatti più di uno. Vabbè, poi vi rendete subito conto quando è quello che è giusto e sbagliato di punto. E andate sempre a sfumare. Non so se si vede, mannaggia, mi sa. Sta luce non è buona, però. E così la sfumate. Vedete? Sempre più in alto, però non troppo. Ok, poi stesso questa matita di qua, la trascinate pure un po' più al centro. Leggermente, in modo da sfumarlo un po' anche, dai. Ok, spero che si veda perché non vedo bene. Ok, benissimo. E ora questa matita la andate a sfumare anche nella riga dell'occhio, nella piega dell'occhio. E all'interno, qua avete fatto questa cosa e la sfumate, sempre con la stessa. Lo stesso pennello. Ok. Sempre fin quando quel lavoro non mi soddisfa, diciamo. Ok, una volta fatto questo lavoro, quindi avete questo risultato, insomma. Ok. Che andate a fare? Su tutta la matita che abbiamo messo, applicate un bel verde smeraldo, un verde molto forte, non so che smeraldo che trovo. Questo verde qui, che ho preso dalla palette Curcao. Il nome, c'è pure il nome di questo verde, adesso vi punto, no? Che vi dico. Il quarto. Quindi è il Green Martini, se avete anche questa palette. E lo applichiamo con un pennello così, questo qui della Essence. Lo andate ad applicare picchiettando solo sulla matita che avete messo e sfumato. Mi raccomando, tranne sulla matita che avete messo tipo eyeliner. Solamente qui, nella V dell'occhio. Qui. Andate a picchiettare questo colore che è veramente ottimo, è bellissimo. Ok, potete metterlo tantissimo quanto ne volete, dipende poi dove dovete andare con questo trucco, anche se è molto portabile secondo me, perché figuratevi, cioè sono tanti verdi messi insieme, però dai raga, cioè figurate. Ok. Una volta fatto questo, andate a prendere un altro verde, sempre da questa palette della Curcao, Apres Midori si chiama, Apres Midori. Questo verde così, questo verde che sembra proprio finto dei cartoni animati, bellissimo. E lo andate ad applicare dov'è? Con un pennello piatto. Lo applicate vicino. Dovete finito il lavoro con quell'altro verde, il verde iniziale, quindi vicino all'avvio, però non sopra l'altro verde,
Quindi tipo una sfumatura andate a creare. Questa parte, diciamo, guardate, ho riempito tutto. Guardate. Ok, adesso lo andiamo a sfumare perché è troppo forte, non mi piace. Lo sfumiamo con un pennellino da sfumatura, il Blending Brush della Elfa, che io amo. Letteralmente amo. È bellissimo. Me ne devo comprare altri perché lo uso tantissimo. Ecco qua. Va benissimo. E adesso prendiamo un giallo. Io prendo sempre dalla palette Curcao il giallo, che è il Screwdriver. Ecco qui, sto giallo qui. E lo andiamo a mettere con un applicatore da palette. Prendiamo la sua punta e lo impregniamo di giallo. E lo mettiamo all'inizio dell'occhio, solo all'inizio, per dare quel tocco di luminosità e anche di particolarità, diciamo, al look. Volevo spostare il naso. Che cosa, figlio, guardate. Ecco qua. Magari lo sistemiamo un po' con le dita. Ok, si vede? Ok. Adesso prendiamo quella matita furbetta, anzi no, mettiamo il bianco, sì, un bianco matte, non shimmeroso, bianco matte che ho preso dalla palette All Natural, e lo mettiamo sotto l'arcata sopraccigliale. Where is the pennello? Pennello, dove sei? Io ti amo, lo sai, potresti venire, ecco, prendo questo qua della Vivo, e andate a metterlo solo sotto le ciglia. Ecco qua. Bellissimo. E adesso prendete la matita malandrina e andate ad applicare. Ok. Nella rima inferiore. Fino a metà occhio. Perché il resto lo andrete a sempre a sfumare con la Basic Technique con la lingua di gatto piccolissima piatto. E lo sfumate un po'. Ok, proprio poco. Adesso andate a fare l'azione più bella, mettere il mascolo. Metto il Luxe Lashes della Kim Biang e vi farò sempre vedere. Ok. E mettiamo il topo coat allungante, sempre della Kiko. Questo verde. Ok, l'occhio è finito, ve lo faccio vedere. Ok, si vede? Penso di sì. Ecco qui. Va bene. Aspetta un po' troppo. Ok, e adesso mettiamo un rossetto. Io vi consiglio un bel rossetto nude. Devo prendere il rossetto, aspettate perché non me lo sono presa. Un secondo. Dove sta il rossetto? Ok, questo qui della Maybelline. Il numero 842 della Maybelline. Ok. E lo andate a mettere direttamente. Le labbra, almeno quelle semplici, dai. Il look è terminato. Basta sto zoom. Ok, spero che vi sia piaciuto. Un bacio, alla prossima.